E sono le ultime ore all'insegna di ancora aria ghiacciata, come più o meno è stato subito dopo le feste di Natale, aria polare che per questa volta, per fortuna, lambiscono soltanto la fascia costiera adriatica e interessa principalmente i Balcani. Da noi, come si dice tra virgolette, lo dicono i nostri pescatori, sfoga a vento. Infatti dopo il passaggio del corpo nuvoloso nella nottata tra sabato e domenica oggi, ecco tutto il vento da tramontana e grecale, mare in burrasca, specialmente i bacini adriatici, le temperature sono abbastanza frizzanti, leggiamo ai termometri di 10 gradi, ma la temperatura percepita è di 4-5 gradi in meno. Si gira quindi senza ombrello ovviamente, un po' per il vento, un po' perché non ci sono precipitazioni, ma ovviamente ben coperti con cappellino, sciarpa e giubbottoni. I mari sono molto mossi e agitati e mareggiate specialmente lungo le coste. Si andrà avanti così anche per domani con più ampie schiarite e poche nubi nella giornata appunto dell'Epifania, però tanto vento di tramontana. Il vento pian piano ruoterà a maestrale, ben venga, il nostro amico maestrale allontanerà ancora di più la perturbazione che non ci ha dato dei grandi problemi. I venti tenderanno pian piano a scemare verso mercoledì e giovedì, avanza l'anticiclone delle Azzorre, foschie e banchi di nebbia a nottetempo e primo mattino, una settimana quasi primaverile da giovedì in poi e godiamoci alla grande questi primi giorni del mese di gennaio.